Bentrovati, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio e vorrei tornare per un attimo su una vicenda che in maniera anche diciamo poco eclatante per fortuna ha tenuto banco un po' nel post partita tra la Salernitana e l'Empoli. Vorrei esprimere tutta la mia solidarietà al tifoso della Salernitana che nel dopopartita è stato inseguito da Antonio Esposito, dipendente, perché chiamarlo giornalista mi sembra azzardato, dipendente di Budetti, di Lira TV, lo ha inseguito col microfono, una scena che in tanti hanno visualizzato, io anche ho visualizzato, devo dire, è commentata fra l'altro anche in studio a Lira TV e mi meraviglio di Mariano, che è un ufficiale e che stimo tantissimo, come mai non sia risalito alla verità. I fatti che abbiamo visto in quel video dicono che questo Antonio Esposito, dipendente di Lira TV, col microfono quello ad asta, è andato verso un tifoso della Salernitana con tono anche molto particolare. Il video, per chi non l'ha visto, lo andasse a vedere, sottintendendo delle cose. Adesso noi non abbiamo visto se quel tifoso ha contestato o meno la troupe di Lira TV, al cameraman di Lira TV. Naturalmente io esprimo solidarietà se c'è stata qualche mancanza da parte del tifoso, ma la mia solidarietà, per quanto può servire, va al tifoso inseguito dal dipendente di Lira TV, tal Antonio Esposito. Perché questo? Perché qui siamo arrivati proprio al paradosso totale. È vero, come è vero, che i giornalisti, quando fanno i giornalisti, quando fanno altro, non vanno i giornalisti. Non vanno attaccati perché sono davvero l'ultima ruota del carro, cioè a che servono nel contesto? Servono a niente, sono dei copia e incollisti che riportano i fatti come stanno. C'è niente da contestare. Beh, ci possono dire le parole, e io quando me ne dicono a me, me ne dicono di centinaia di parole. Ma quello che si è visto in quel video è di una gravità enorme, perché quello con l'asta in mano, cioè Antonio Esposito, che andava verso il tifoso in maniera chiaramente provocatoria, no? La dice lunga. La dice lunga su quanto abbiamo subito a Salerno. Sì, perché tutti abbiamo subito a Salerno. Abbiamo subito l'oppressione di quella parte dell'editoria, soprattutto nell'egemonia politica del PD e di De Luca, diciamo la verità. Fermo restando, attenzione, De Luca non c'entra niente. Un friend di De Luca è il presidente della regione, lo fa pure bene. Cioè, voglio dire, questi possono mai dare lezioni di editoria, di giornalismo, di conduzione, di interviste, se hanno fatto silenzio sul l'inchiesta della magistratura che ha coinvolto il comune di Salerno più di 10 giorni fa? Cioè questi non solo non fanno informazione, inseguono pure la gente col microfono. Cioè dove siamo arrivati? C'è un garante per l'editoria? Non
Non parlo dell'ordine dei giornalisti perché non serve a niente, ma proprio non serve a niente. Avete visto i giornalisti a Salerno? Sono rimasti fuori alla porta e l'ordine dei giornalisti non ha mosso un dito. Il sistema di regime palese, no? Giornalisti fuori che non possono vedere i lavori del Consiglio Comunale, che è pubblico. Ebbene, questi qua, cioè l'editore di Antonio Esposito, il suo padrone, non ha fatto parlare dell'inchiesta. La scelta editoriale, ma non si possono accettare lezioni da queste persone. Non si può accettare niente da questa gente. E fuori lo stadio tu rincorri un tifoso che probabilmente non sappiamo se ha detto meno qualche parola. Chi si espone deve tenersi critiche e consensi. Ma mi rendo conto che l'intelligenza non è di tutti. Però lasciatemi esprimere tutta la mia solidarietà a quel tifoso che paga il biglietto, che soffre per la Salernitana, che butta i soldi per le trasferte. Il problema è chi non si firma e chi non ci mette la faccia. Ripeto, io non so se quel tifoso o meno ha detto qualche parola, non lo so. Io ho visto un uomo con l'asta e il microfono in mano di nome Antonio Esposito, perché è conosciuto, no? È un dipendente di Lira TV di Budetti, incorrere con l'asta del microfono un tifoso fuori dallo stadio. Il microfono è un amplificatore di voce, non è altro. Quindi smettiamola anche di essere ipocriti. Via l'ipocrisia, nessuna solidarietà a chi rincorre i tifosi con il microfono, solidarietà invece a quel tifoso, rappresenta la parte defraudata del risultato innanzitutto, dell'ultimo posto in classifica, delle cose negative che calcisticamente si stanno vedendo. Perché una squadra ultima in classifica qualcosa di negativo sta facendo. Come naturalmente abbiamo detto in più circostanze, è sbagliato mirare a Fabiani, l'uomo che ha salvato la Salernitana, e ho spiegato in altre circostanze in che modo realmente la Salernitana mette palla al centro grazie a Fabiani. Altrimenti quello col microfono in mano, altri e altra gente che lo contesta devono a vedere la Salernum di Baronissi e non la Salernitana, ringraziassero Fabiani. Ecco perché bisogna mettere i puntini sulle i. Non può passare il messaggio che uno con il microfono in mano insegue un tifoso. Non può e non deve passare. E vorrei anche complimentarmi con l'altro tifoso, l'altro signore, che ha spiegato al soggetto con il microfono in mano, tal Antonio Esposito, che non c'era nessun pericolo e che evidentemente c'è smania di protagonismo. Si vuole fare addirittura la vittima, si vuole cose inaudite. E poi se viene da un emittente televisivo che per scelta editoriale non fa parlare dell'inchiesta giudiziaria sul Comune di Salerno, tenendo all'oscuro i cittadini, vabbè, che poi ci sono altre televisioni, quella se prendiamo tutte le televisioni è l'ultima che si vede, no? Come ascolti, come dati, come produzione, come tutto, perché francamente è inguardabile. Non si possono accettare lezioni di questo genere, ma non si può accettare una lezione da una emittente e da un certo tale Antonio Esposito e i suoi colleghi, che hanno trattato in maniera molto discutibile il povero Fulvietto Di Maio. Lo sappiamo tutti. No, il silenzio non va bene. Le cose si devono dire.
Perciò esprimiamo la solidarietà, come la esprimemmo al Fulvietto, a quel tifoso. Non ci può essere giustificazione e non ci può essere il passaggio di un messaggio che non è quello vero. Le immagini dimostrano palesemente che tal Antonio Esposito, con il microfono in mano, è andato verso il tifoso. Non c'è altro. E questo è un atto vergognoso. Questo è un atto intellettualmente abominevole. E per il momento mi fermo qui. Quindi vorrei esprimere, se quel tifoso me lo consente, tutta la mia solidarietà a quella persona che francamente ci mette la passione, l'ansia, la salute, i soldi, il malcontento per l'ultimo posto in classifica. Si deve anche vedersi rincorso dal microfono a prima partita. Ma qui sono cose da pazzi, no? Sono cose da pazzi. Alla prossima, alla prossima.